Massimo Nicotra, titolare e amministratore di CRIU, la società che quest'anno organizza Contrada dell'Etna. Contrada dell'Etna è la manifestazione più importante dei produttori dell'Etna, che purtroppo, diciamo, non si tiene da 3 anni a causa della pandemia da Covid. Una manifestazione che fu inventata da Andrea Franchetti, che è venuto a mancare poco tempo fa, e che adesso finalmente riapre i battenti. Come sarà questa edizione, Nicotra? Allora, tanto grazie. L'edizione si sviluppa in 3 giornate, e sarà ricchissima di novità. La prima di tutte è che noi abbiamo aggiunto una giornata con un taglio più tecnico-scientifico che si terrà il sabato, in cui noi faremo un convegno che ci sarà un, appunto un'apertura dei lavori, una breve commemorazione su Andrea Franchetti che, come anticipava, è venuto a mancare. Successivamente interverranno il presidente della DOC Etna e poi ci sarà una lectio magistralis tenuta dal professor Attilio Scienza. Quindi abbiamo volutamente inserito appunto questa giornata con questo taglio, ripeto, tecnico-scientifico per avere maggiori informazioni sulla tipicità appunto dell'eccellenza appunto dei vini dell'Etna. Dal punto di vista del pubblico, ecco, chi volesse conoscere meglio o chi volesse conoscere del tutto i vini dell'Etna potrà trovare quest'anno al Picciolo, al Golf Club, Esatto, al Resort, diciamo, Golf esatto. Club di Rovittello, potrà trovare tantissimi espositori e quindi trovare tantissimi vini, perché quest'anno è aperta al pubblico. Esattamente. L'altra novità, come anticipavo, è che intanto quest'anno c'è una nuova location che è il Picciolo Golf Resort Hotel, che ci permette appunto di migliorare quella che è tutta la logistica annessa e connessa all'evento. La novità, appunto, a prescindere dalla location, è la grande affluenza di partecipazione da parte delle cantine. Quest'anno ne abbiamo 90 cantine espositrici. E tornando sempre alle novità, quest'anno, appunto, noi abbiamo previsto la giornata della domenica, da circa mezzogiorno in poi, l'apertura al pubblico a fronte di un biglietto che può essere acquistato sul sito, sulla piattaforma Ticket One, che permetterà ai visitatori, ai, chiamiamoli ancora meglio, ai degustatori o no, ai wine lovers, di poter accedere all'evento e degustare il vino di, come dicevamo, di circa 90 cantine Quindi espositrici. con questo ticket si avrà poi accesso L'utente e libera libero, degustazione ai banchi di assolutamente, assaggio dei nei banchi di produttori. assaggio potrà degustare, chiedere informazioni, colloquiare con i produttori, capirne un po' le caratteristiche. E questa è la prima volta appunto che Contrade apre alla fruizione, appunto alla manifestazione al pubblico. Mentre il lunedì 4 aprile è la giornata dedicata all'Horeca, in cui noi abbiamo invitato gli operatori del settore, chiaramente il settore vinicolo, per poter venire e chiaramente degustare i vini e fare le loro PR con i produttori. Dopo 3 anni di astinenza da Covid, diciamo, come ha trovato, qual è stata l'accoglienza del mondo del vino dell'Etna? Allora, se posso sintetizzarla in una parola, è entusiasmo. Grande entusiasmo da parte dei produttori, perché chiaramente questi 2 anni di pandemia hanno bloccato un po' tutto quelli che sono gli eventi promozionali del vino. Grande entusiasmo, stiamo ricevendo anche grande applauso da parte del pubblico, perché finalmente possono anche loro venire appunto a conoscere queste eccellenze. Devo dire, abbiamo avuto anche un grande sostegno da parte delle aziende sponsor della manifestazione, per cui possiamo dire che Contrade coagula intorno a sé un grande interesse da parte di, diciamo, tutti gli attori della filiera del vino. Da quali versanti arrivano i produttori? Sono equamente distribuiti? Insomma, ci sono bianchi, rossi, Allora, rosati? Ci dica un po' dei produttori. noi abbiamo, non abbiamo dato dei particolari, come dire, dei particolari limiti. Noi, sempre sulla scia di quello che ha realizzato appunto Andrea Franchetti, noi abbiamo aperto la manifestazione a tutti i produttori del mondo dell'Etna, quindi non soltanto
a una parte del territorio. E abbiamo avuto, ripeto, un discreto riscontro. Ogni produttore è liberissimo di far degustare i propri vini alla stampa di settore, al pubblico o al canale, appunto agli operatori del settore. La domenica mattina, come da tradizione voluta Andrea Franchetti, la mattina della domenica è riservata solo a giornalisti di settore per l'assaggio dell'Amprimer, che questo è stato un po' il tema fondante di Contrada dell'Etna. Poi i produttori saranno liberissimi di far degustare quello che loro desiderano e vogliono promuovere. Sì, ma provengono insomma un po' da tutta l'area della DOC. Provengono da tutta l'area, assolutamente. Da tutta l'area della DOC, quindi si potranno trovare tutti i vini del vulcano, insomma, che siano del versante nord, dove siamo adesso, esatto, o di quello sud, o di quello est, insomma, per tutto. Correttissimo. E quindi, insomma, ci sarà la possibilità, finalmente, come abbiamo detto, di avere un panorama abbastanza completo. Assolutamente sì, panorama abbastanza completo. Ripeto, 90 cantine è un grandissimo risultato, noi siamo molto contenti di questo. Lei ha ricevuto l'incarico di organizzare Contrade proprio dal fondatore, sì, dall'ideatore, che era Andrea Franchetti, sì, e come lei stesso diceva prima, ci sarà anche un ricordo di questo straordinario personaggio doveroso, che tanto ha fatto per l'Etna. Ecco, ci dica un po', sì, la genesi di questo. Ecco, la genesi è che io ero buon amico di Andrea Franchetti, noi sono stato anche ospite anche alla sua tenuta di Trinoro in Toscana, e Andrea, che era un uomo con un carattere anche molto particolare ma di grandissima generosità, è l'esistenza di Contrade nella testimonianza. Andrea mi ha proposto, mi ha chiesto se volevo occuparmi di Contrade dell'Etna. Io, da buon siciliano, ho accettato, da buon siciliano, perché mi piace l'idea di poter contribuire col mio dandre un contributo anche da parte mia per la promozione, appunto, del territorio e delle sue eccellenze, nello specifico, appunto, del vino. E quindi è stato Andrea Franchetti ad propormi e affidarmi questo grande onore per la promozione, ripeto, dei vini. È perché la filosofia di Contrade è quella di valorizzare i singoli territori. Ogni zona dell'Etna è una zona a sé, con la, esatto, propria biodiversità, esposizione, tipologia di terreno, esatto, quindi infatti, Contrade si chiama per questo, si chiama così, perché valorizza esatto, le varie tipologie di vini dell'Etna. Esattamente, perché i vini, cioè questa straordinaria magia che i vini cambiano nei loro elementi, nella loro elementi olfattivi e organolettici, esattamente la parola, anche a seconda di piccole distanze o di piccole altezze. Questa è la grande magia dei vini dell'Etna. Andrea Franchetti l'ha capita subito, e questo è stato proprio il tema, diciamo, propositivo e promozionale di Contrade. Per questo motivo l'evento si chiama Le Contrade dell'Etna e non si chiama I Vini dell'Etna, ad esempio, proprio per questa caratteristica. Andrea, ripeto, ha voluto passare a noi il testimone, e noi speriamo di riuscire a fare una cosa bella così come lui avrebbe voluto. E concludo dicendo che Contrade, l'altra sua bellissima caratteristica, che è un evento, appunto, assolutamente inclusivo. Quindi noi l'abbiamo proposto alle cantine del territorio, e come dicevo prima abbiamo avuto una risposta straordinaria.